Oggi vediamo come togliere la voce da una canzone per renderla tutta strumentale e quindi utilizzarla eventualmente per il karaoke o per altre cose. Vediamo innanzitutto come si fa con Audacity. Audacity è un programma gratuito che può essere scaricato da questa pagina, su download si va, che può essere, di cui bisogna anche scaricare un plugin per il formato MP3 in questa pagina. Poi i link di queste pagine ve li metto nel tutorial testuale. Allora, per prima cosa bisogna aprire una canzone di cui vogliamo estrarre e eliminare la voce. Si va su File, apri e si prende questa canzone. Si tratta di una canzone senza copyright per evitare problemi. Sentiamo questa canzone. Allora, come si procede? Innanzitutto si clicca qua sul nome della canzone per visualizzare il menu contestuale e si va a dividi traccia stereo in modo da rendere indipendenti le due tracce stereo. Vedete infatti che si sono colorate diversamente. Adesso dobbiamo selezionare una di queste due tracce a scelta. Selezioniamo la seconda, facciamo doppio clic sulla seconda. In questo caso è selezionata. Andiamo su effetti e scegliamo inverti. In questo caso sarà invertito lo spettro, l'onda. Vedete infatti qualcosa è successo. Adesso andiamo qua sempre qui sul nome. Come vedete adesso ce ne sono due di nomi, perché i due canali sono distinti, su blues, e scegliamo mono. Se il discorso facciamo di sotto, scegliamo mono. Adesso ascoltiamo la canzone. Naturalmente la qualità non è che sia stata, diciamo, non è che sia rimasta la stessa, però adesso si va su File e si va Esporta, si sceglie MP3, si dà un nome senza voce, si va su Salva. Ok. E adesso se noi andiamo ad aprire il file esportato senza voce, e questo è quello che si fa con Audacity. Vediamo adesso lo stesso procedimento fatto con Adobe Audition, che è un programma molto più grosso, che non è gratuito, ma che questo è un programma vecchio, ma diciamo che si può anche trovare facilmente. Si va su modifica invece che su multitraccia, perché su multitraccia sarebbe stato, vedete, 4 tracce. Su modifica si va su file, apri, si prende lo stesso file di prima,
non sto a riprodurlo, ma cioè, praticamente è lo stesso. Vi ricordavate che cominciava a 15 secondi, no? Sì. In questo caso, con Audition, si va su preferiti, e tra i preferiti c'è proprio una opzione specifica, rimozione vocale. Quindi non c'è bisogno di fare nient'altro che cliccare qui sopra e aspettare 30 secondi della elaborazione. Ci vorranno una trentina di secondi. Ecco fatto. Adesso riascoltiamola. Partiamo magari da una decina di secondi. Capisce che il risultato è più o meno identico a quello ottenuto con Audacity. Si può anche migliorare ulteriormente. Si va su effetti e equalizzatore grafico, filtro ed EQ, equalizzatore grafico. Dunque, la frequenza della voce umana maschile varia circa da 100 Hz fino a 900 Hz. La frequenza invece della voce umana femminile varia da 250 Hz a 1100 Hz circa. Quindi noi con questi cursori possiamo miscelare le varie frequenze cercando di diminuire le frequenze della voce umana e aumentando magari le frequenze strumentali. In questo caso la voce umana è maschile, quindi bisogna diminuire le frequenze che vanno intorno dai 100 ai 1000, vedete, e poi invece aumentare quelle più acute magari o più basse di 100. Si può anche sentire l'anteprima cliccando qui sul play. Quando siamo soddisfatti si va su OK. Ci sarà un'ulteriore applicazione del processo. Si va su File, salva con nome, chiamiamolo senza voce 2, ed ecco fatto. Anche questo è il risultato ottenuto con Audition di una musica, di una canzone con voce fatta diventare una canzone strumentale.